E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizar ed eccoci qui con Alan Wake, un titolo molto molto vecchiotto. Ma perché abbiamo portato questo titolo? Beh, semplicemente per un paio di motivi. Primo motivo è perché hanno annunciato il seguito e quindi vorrei giocarlo. Il secondo motivo è perché questo titolo qui, in particolare Alan Wake, uscito se non erro nel 2010, può essere forse 2011, è stato il primo gioco che mi ha fatto comprare una Xbox 360 e per chi mi conosce sa che io sono un sonaro doc. E quindi diciamo che ho un bel ricordo di questo Alan Wake. Ricordo quindi di aver comprato l'Xbox 360 per Alan Wake, però il gioco bene o male non lo ricordo benissimo e quindi quello che sarebbe migliore se no riportarvelo qui sul canale. Ah, e un altro motivo perché ho deciso di giocare Alan Wake originale e non la remastered è perché onestamente ragazzi su Epic Games stavo decidendo di comprare la remaster, però facendo un confronto su YouTube di Alan Wake contro la remastered, sinceramente, o almeno a me personalmente, la versione originale sembra essere comunque migliore rispetto alla remaster. Al massimo voi datemi un'occhiata su YouTube, infatti scrivete Alan Wake vs Remastered e ditemi un po' cosa ne pensate. Per me, secondo me, la versione originale rimane comunque la migliore. Quindi avviamo una nuova partita e iniziamo questa avventura. Voi mi raccomando come sempre spolliciate, mettete like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Stephen King scrisse che gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco. Sono antitetiche alla poesia del terrore. In una storia dell'orrore la vittima si chiede sempre perché, ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. Ho sempre avuto una fervida immaginazione, ma quel sogno mi turbò. Era terribile, oscuro e fin troppo strano anche per me. Sì. Iniziò con un sogno. Seguendo un tema ricorrente negli incubi, ero in ritardo e cercavo disperatamente di raggiungere un luogo, un faro, ma non ricordo per quale motivo urgente. Stavo correndo un po' troppo lungo la strada costiera. Vidi troppo tardi quell'autostoppista. Era morto. Ero sicuro che mi avrebbero arrestato e non avrei mai più rivisto Alice. All'improvviso, il suo corpo era scomparso. Episodio 1, l'incubo. Ero sotto shock per lo schianto. Faticavo a reggermi in piedi. Vabbè, adesso si parte con un tutorial. Vuoi invertire i comandi alto in basso? No. Ok. Usa L per camminare. Tieni premuto LB per scattare. Rank of Point. Allora, per chi non lo sapesse, Alan Wake si basa appunto su luce e oscurità. Dovevo recarmi al faro, sapevo che qualcosa di importante mi stava aspettando. E per l'appunto la luce è la nostra salvezza e l'oscurità, beh, dobbiamo stare lontani. Raggiungi il faro. Allora, però prima di andare al faro, un'occhiata qui non la dai? Il ponte era crollato. Dovevo trovare un'altra strada per raggiungere il faro. Raccogli il termos di caffè. Vabbè, Alan, io non è che voglio dire, però potresti scavalcare e camminare di qua. Però
dobbiamo complicarci la vita e quindi andiamo verso il faro. Qui c'è solo immondizia. Missing. Have you seen this? Avete visto questo uomo? Non mi riconosci nemmeno, vero scrittore? Pensi di essere Dio? Di poterti inventare tutto ciò che vuoi? Di poter giocare con le persone e ucciderle per rendere tutto più eccitante? Sì, ma perché non corriamo? Fai parte di questa storia, come sarò io? Sei un pagliaccio. Senza il tuo revisore non ci sarebbe una sola frase decente nei tuoi libri. Non pubblicherai mai più le tue storie di merda, perché io ti ucciderò. Le tue storielle non sono granché. Non hanno un valore artistico. Sei uno scrittore patetico. Ma emozioni da quattro soldi. Quindi piena di pretese. Queste ombre. Guardami. Guarda la tua creazione. E la tua creazione, ok. Cioè queste ombre teoricamente vengono, nascono dai nostri romanzi. Rispettato la scadenza. Puoi schivare gli attacchi nemici. Non puoi fermarmi. Prova ancora, schiva l'attacco. Ok. Le schivate migliori a volte vengono enfatizzate con un breve filmato. L'autostopista era un personaggio della storia che stavo scrivendo. Ok. Ok, quindi sì, la nostra teoria è giusta. Queste ombre che noi vediamo sono frutto dei nostri romanzi. Aspetta, ma noi da dove siamo venuti? Da qua, no? Sì. Come ci si sente a morire per mano della propria creazione? Via, 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 via! Tra l'altro questo, quando lo giocai all'inizio, la prima volta che lo giocai, comunque ero più ragazzino, mamma mia ragazzi, avevo una paura. Vabbè, però per l'appunto ero un ragazzino, comunque ho l'affanno, non riesco più a correre. Arrivo, arrivo! Signor Wake, sono io, Clay Stewart, ricorda! Presto entri! Non c'è tempo da perdere! Vabbè sì, entriamo! Dentro, ora! Ma perché l'abbiamo chiuso fuori? Fermati! No! Da fuori! No! No! Ah! Ero in trappola. Non c'era via di scampo. Allora, raggiungi sempre il faro. Vediamo se c'è qualcosa da raccattare qua nella casa. Il cottage era una trappola mortale, dovevo uscirne. Sì. Il problema è come uscirne. Dalla porta non si può. Merda.
Scusa, la luce. Troppo vicino alla porta. Sei ferito. Dovresti stare nella luce. Solo lì sarai al sicuro. Entra nel rifugio sicuro. Ben fatto. Ho qualcosa da dirti. Fa più o meno così. Poiché lui non sapeva che oltre il lago che chiamava casa, un profondo e oscuro oceano vive, dove le onde sono più serene e schive. Sono stato sulle sue rive. Ma chi è Gesù che parla? Sulle sue rive. Capisci? No. Segui la luce. Ricorda un po' comunque Quantum Break, queste cose così. Sono per spiegarti. L'oscurità è pericolosa, ora sta dormendo, ma io ti ho sentito arrivare. Quando ti sentirà, si sveglierà. Non c'è tempo, devo mostrarti l'unica cosa importante. Punto di controllo raggiunto. Da questa parte, non c'è tempo. Vai, vai, fammi strada. L'altro stoppista è posseduto dalla presenza oscura. Non puoi ferirlo. L'oscurità lo protegge da ogni male. Solo la luce può scacciare l'oscurità e renderlo di nuovo vulnerabile. Prendi la luce. Punta la torcia verso di lui e brucia l'oscurità. Come è collocato? Ce l'hai fatta. Ora non è più protetto dall'oscurità, ma essa vive ancora in lui, lo controlla, non può esserne liberato, è ancora pericoloso, è ancora un nemico. Ecco, prendi l'arma. Sì, è praticamente come se mi stai... Raccogli il revolver. Sì, grazie, Gesù, grazie. Ora morirai. Uno, due, tre, quattro. Quattro colpi. Bene, sei andato bene. Ricorda ciò che ti ho insegnato. Questo è tutto. Ora ti restituirò il tuo sogno. Nell'incubo, il mondo era invaso da una terribile forza oscura. Il faro era l'ultimo rifugio sicuro sulla Terra. Potenziando la luce con LT, accecherai i nemici e brucierai l'oscurità più velocemente. Ma, vabbè, questa, scusate, fatemi fare una prova. Cioè, se io adesso... La sto consumando, ok? E fin qua ci siamo. Però si ricarica da sola. Nel tempo. Però mi esce che colloca pila, quindi le pile comunque sono... Si raccolgono. Sei tu che mi hai creato così, e adesso ti ucciderò. Dai, vieni, vieni, che fai? Il giro largo fai. Ci siamo. Minchia, non l'ho visto proprio sto stronzo. Luce, luce, luce. Apri. Raccogli munizioni per lanciarazzi. Raccogli pistola a lanciarazzi. Ok. Usa le frecce direzionali per cambiare arma. Vabbè, rimaniamo comunque con la pistola per adesso. Qui si potrebbe scendere. Sei morto proprio come me. Via, via. Ma
Aspetta che dovrebbe starci l'altro qua. Merda, mi dimentico sempre di schivare. Ok. Ma non so se dovevo andare qua dentro. Eh no, la strada è giusta di qua. Però aspetta, quindi questo è chiuso sto coso. Posso risalire? No. Mannaggia. Pensavo si scendeva giù, però è chiuso. Non vorrei che ci fosse qualcosa qua. Vabbè, ce la siamo giocata. Via, via, cadi giù, cadi. Dai, siamo quasi arrivati al faro. Posso continuare così per sempre? Io questo direi che forse pensiamo alla tua gamba. Minchia. C'ho già l'affanno. Dai, dai. Aspetta, c'è un termos. Lo so che siamo in pericolo, ma dobbiamo prendere il termos. Il caffè fa sempre bene. Ci tiene svegli la notte. Vai, vai. Ci siamo, ci siamo. Olè. Tesoro, era solo un incubo. Va tutto bene. Ti sei addormentato? Già. Almeno mi sono fatto qualcosa di più di un sonnellino. Su con il morale, amore. Siamo arrivati. Dai ragazzi, continuiamo ancora un pochettino. Comportiamoci da turisti. Mettiti vicino a quel vecchio signore. Voglio farti una foto con la città sullo sfondo. Certo, ho anche un titolo per la foto. Da Merino poco prima di essere sbranato da un orso. Sì, però peccato il vecchio signore. Cioè magari questo ci avrà... Salve. Beh no, è vecchio, sì, è vecchio. Ehi là, è un buon momento per farci visita. Tra due settimane si terrà la festa del cervo. La festa del cervo, eh? Sentito tesoro. Io questa fa le foto, già. Se posso permettermi. Ah, a proposito, io sono Pat Main. Molto piacere. Sì, Alan Wake. Non fingerò di non riconoscere uno scrittore famoso come lei. Sì, però Alice, che cazzo, non sono neanche sorridente. Sono anch'io un avido lettore. Spero di non apparire troppo presuntuoso, ma lavoro come conduttore alla radio locale. Concederebbe un'intervista? Senta, signor Main, sono in vacanza e le sarei grato se la mia presenza qui restasse tra noi due. Sono certo che capirà. Va bene, conti sulla mia discrezione. E se dovesse cambiare idea, sa dove trovarmi. Vi auguro una piacevole vacanza. A lei, grazie per la comprensione. Siamo dei VIP, praticamente. Benissimo. Ne ho scattate un paio molto belle.
Vedo che ti sei fatto un nuovo amico. Ottimo. Ok. Sì, sono proprio curioso di vedere queste fotografie. Ehi, fenomeno! Come sta il mio scrittore preferito? Sei già arrivato? Barry? Sì, siamo appena arrivati. La gente del posto ti crea problemi, basta dirlo. Salto su un aereo e vengo a controllare la situazione. No, Barry, tutto a posto. Bene, ottimo! Voglio solo accertarmi che ti goda un po' di relax e ricarichi le batterie. Beh, com'è il posto? L'energia creativa inizia a fluire? Barry, siamo appena arrivati. Ok, Al, ti richiamo più avanti per sapere se è tutto a posto. Fatti vivo se c'è qualche problema, ok? Ok, mi sto solo preoccupando per te, amico. Ci sentiamo. Anch'io ti voglio bene. Sai che ti chiamerà ogni 5 minuti, vero? Barry è Barry. Posso sempre spegnere il telefono. Che ti dicevo? Un SMS di Barry. Saluta anche te. Allora, diamo un'occhiata anche... Alan, ci siamo. Su, torniamo alla macchina. Mica palle, aspetta, fammi dare un'occhiata qui sulla nave. Ah, vedi la festa del cervo. Questo signore qui, possiamo parlare? Maledetti. No, non vuole parlare. Vedremo chi riderà per lui. Su, pigrone, avrai il servizio completo. Ho organizzato tutto. Guiderò io la macchina e penserò addirittura alle valigie. Tu devi soltanto portare il tuo bel culetto sull'auto e goderti il viaggio. Sì, ma l'auto... Sì, sembra che tu abbia un marito fannullone. Non è questa? Sì, ma ho un debole per lui. Forza, andiamo, fannullone. Muoviti. Ah, forse sarà, allora se non è questa, sarà questa. Sì. Chissà perché ero convinto fosse quella. Almeno nell'intro sembrava questa l'auto con cui facciamo l'incidente. Dobbiamo passare alla tavola calda a prendere la chiave del cottage dal proprietario. Un certo Carla Stachi ci sta aspettando. Faccio il rifornimento e tu prendi la chiave? Ripasso tra un quarto d'ora? D'accordo. Alan, grazie di essere venuto qui con me. Anch'io ti amo. Vai, prometto di fare il bravo. Mi ero dimenticato esistessero ancora posti così. Città dove tutti conoscono tutti. Benvenuto alla tavola calda, Odir. Salve, forse lei può aiutarmi. Sto cercando... Signor Wake! Alan Wake! Oddio, sono la sua più grande fan! So che lo dicono tutti, ma io lo sono davvero! Bene, mi fa piacere. Rose. Rose. Sto cercando il signor Stachi, Carl Stachi. Carl? Ma certo, signor Wake. Deve essere andato alla toilette. Sarà qui in un momento. Non credo ai miei occhi! Ho tutti i suoi libri! Brava, brava. È cartonato da una libreria quando l'hanno tolto dalla vetrina. Beh, e lo tieni qui. Ok. Buon per te. Beh, però, facevo la nostra porca figura. Ecco, addio tranquilla vacanza. Provi il caffè. Ma non se la prenda con me quando se ne innamorerà e dovessene andare, spezzerà il cuore. Rusty non è più umano ormai. Non è altro che caffè ricoperto di un sottile strato di pelle. Sì, allora siamo in due. Non è che voglio dire, però... C'è questo tizio qui che sta guardando... Lì c'è un caffè, comunque c'è questo tizio... Non ci credo. Che guarda il buio con la luce. Sto parlando con Alan Wake in persona. Vabbè, prima di addentrarci nell'oscurità, fammi un favore, figliolo. Diamo sempre l'occhiata. Ho voglia di un po' di musica. Perché non metti Coconut? È la numero 6 nel jukebox. Vabbè, sì, con i soldi miei, no? Ma mi si sono addormentate tutte e due le gambe. Problemi di circolazione. Ah, sì. Ma scherzi? Coconut ancora? Mi fai schifo. E ti definisci un rocker? Incredibile! Vabbè, vecchi rocker che litigano. Accontentiamoli. You put the lime in the coconut, drink and boot, hop! Solo perché siamo fratelli, non credere che non possa ucciderti. Sì, ogni tanto si incanta, capita. D'accordo, addentriamoci in questo buio. Sì, è la mia canzone preferita. Aspetta, però. Coconut! Vado a fare il giro largo. Demente. Se avessi un martello te la chiuderei io. Setto. Tra l'altro, di qua posso entrare, non credo. È la canzone numero 6 nel jukebox. E te l'ho messa. The Elder God.
Quella ah, forse devo fare USA? No, aspetta. Così, ecco, ecco, proprio così. Pensavo di averla messa. Ho capito, sono morto e questo è l'inferno. Ok, termos. Allora, lei ha detto stai in bagno, quindi dovrebbe arrivare a momenti, ma dubito che arriverà. Vero, signora? Non entrare là dentro, ragazzo, ti farai male al buio. Penso di farcela da solo, signora. Io non volevo aspettare, volevo trovare Stacchi, recuperare la chiave e andarmene su. Ho cercato di avvertire la cameriera, mi innervosiva, succedeva con tutti i fan sfegatati. Non ti ha dato ascolto Stacchi, eh? Allora, bagno delle donne, porta di servizio, so che non si fa, però, ok, chiuso. O metti che Carl Stacchi sta nel bagno delle donne. Ehi là? Signor Stacchi? Carl non è potuto venire. Purtroppo non si sente bene. Ma ho la sua chiave e le indicazioni per raggiungere il lago. Ok. Auguro un buon soggiorno nel mio cottage. Verrò a controllare che sia tutto a posto. E a conoscere sua moglie. Insisto. Grazie. E chi cazzo è questa? La vedova? Signora... Cauldron Lake è un posto speciale, molto suggestivo. Ma da dove è uscita lei, signora? Vabbè. Tutto a posto, comunque. Questa volta hai avuto fortuna, ragazzo. Al buio puoi farti male. Bisogna proprio sistemarla. E devo ricordare a Sara di cambiare le luci della stazione. È passato troppo tempo. Sì, ottima idea, perché vede, si sarà fulminata la luce. Addirittura meglio di quando canti tu. Tutto bene? Splendido, splendido! La Ternia si cucchia come un pallone se sollevo qualcosa che pesa più di un cucchiaio. Splendido! Davvero? È passato di tempo, Tom. È un piacere rivederti. Ehi, non è che per caso hai qualcosa da bere, Tom? Magari. Gli Anderson sono musicisti del posto. Aspettiamo che il dottor Hartman passi a prenderli. Sono scappati dalla sua clinica. Ma vabbè, io ragazzi sì, mi soffermo comunque sui dialoghi, perché comunque il doppiaggio tutto sommato è fatto veramente bene. Oh sì, arrivo tesoro, arrivo. A presto, signor Wake. Missione compiuta. Ho la chiave e le indicazioni. Mio eroe. Ho preso qualche torcia. Non si sa mai. Ehi, aspetti! Signora Wake! Le sue chiavi? Questa era Carl, mi sa. Quella tavola calda era un manicomio. Hai visto che posto? Sarebbe uno sfondo perfetto per un libro. Questa dovrebbe essere una vacanza, Alice. Ci penserò quando torneremo a casa. Ok? Ok. Ne riparleremo più avanti. Hartman, qui su KBFFM. Non mi andava di parlarne. Avrei voluto soltanto nascondermi. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Una volta ero stato uno scrittore di successo, ma era passato molto tempo. Erano 2 anni che non riuscivo a scrivere una sola riga dal mio ultimo libro. E ora il meteo. Sarà una notte di cielo terso, perciò voi tutti in città guardate in alto di tanto in tanto per ammirare le stelle che brillano nel cielo. Molto buio qui, ma illumineranno la mia. Wow, è meraviglioso, Alan.
Sì, non è male. Tranquilla, tesoro. Saremo al sicuro prima che faccia buio. E poi ho la torcia. Lo so, non preoccuparti. Alice soffriva di una fobia, la paura del buio. Volevo assicurarmi che ci sistemassimo nel cottage prima del tramonto. E beh, quindi tu giustamente hai paura del buio. Beh, però Alice, dai, cioè hai paura, te ne vai a 10 all'ora. Comunque, dicevo, la tua fobia, paura del buio, delle cose, e ti vai a isolare in un posto sperduto nel mondo. Brava Alice, brava. Ok, vabbè, tanto quella sta ancora arrivando. Diamo sempre un'occhiata qua intorno. Esamina. L'isola una volta era stata teatro di una storia d'amore. Forse lo sarebbe stata di nuovo. Vabbè, qua sta il generatore che sicuramente si spegnerà. Ci siamo. Diamo un'occhiata dentro. Forza. È buio qui. Ci serve luce. Puoi riattaccare la corrente, amore? Certo, ci penso io. Ma fuori di là o dentro qua? Vabbè, diamo un'occhiata dentro veloce. Ehi, c'è nessuno? Ma scusa, chi deve stare, Alan? Che buio è buio, dai, che si vede, mamma mia, quante storie. Chiuso, chiuso. Per un attimo, la sensazione oppressiva dell'incubo avuto sul traghetto tornò. Diavolo! Quella è la vedova. Dovevo riattaccare la corrente. Doveva esserci un quadro elettrico, un generatore da qualche parte sull'isola. Allora, beh, sì, quindi dobbiamo andare fuori dove l'abbiamo visto all'inizio. Il cavo elettrico finisce in quel capanno. C'era un vecchio generatore collegato al cavo elettrico. Ok, darò un'occhiata in giro. Certo, divertiti. Era un posto magnifico. Speravo davvero di poter riposare, dormire, dimenticare il mio lavoro. Pensavo saremmo stati felici, lì. Torna da Alice, punto di controllo raggiunto. Allora ragazzi, io direi di fermarci qui per questo primissimo episodio. Fatemi sapere se vi piace, ma tanto non lo scrivo nessuno perché i miei video, come dico sempre, non se li caga nessuno, mannaggia a voi. E se vi va, continuo a fare una serie più lunga, altrimenti mi regolerò io e lo farò, perché tanto voi lo sapete, almeno per chi mi segue, sa che comunque quando inizio una serie, comunque la porto alla fine. D'accordo, rinnovo i miei saluti e noi ci rivediamo sempre qui sul canale nel prossimo episodio. Un saluto da Mezza Ragaret. Ciao, Elio!